Amiche e amici di Grottaglie in Rete, abbiamo in linea Mario Bonfrate, assessore con tra le altre le deleghe alle attività produttive e all'agricoltura. In questi giorni siamo tutti chiusi in casa per l'emergenza coronavirus, a farci rimanere in casa anche il meteo. Da due giorni è ritornato l'inverno, freddo, pioggia, vento. Una situazione che crea qualche problema all'agricoltura. Assessore, qual è la situazione nelle campagne di Grottaglie? In realtà più di qualche problema. Già da ieri mattina mi hanno segnalato diversi problemi nei nostri agricoltori, poiché sembra che questa abbassamento di temperatura abbia creato non pochi problemi alle nostre attività agricole, in particolare sull'uva da tavola, specialmente per le varietà precoci che sono sotto il telo. Quindi ho visto delle foto che sono abbastanza indicative di come ci sia un grosso problema. E noi come comune, nei limiti delle nostre possibilità, ci siamo attivati per innanzitutto predisporre il modello e fare stamattina comunicazione all'ufficio agricoltura affinché si possa segnalare che l'ufficio agricoltura provinciale si adoperi per valutare i danni e quindi intervenire quanto prima possibile. Ecco, questo diventa importante anche perché, come dicevamo, l'emergenza coronavirus limita gli spostamenti e le possibilità anche di interfacciarsi personalmente, quindi chi abbia necessità di avere informazioni dall'ufficio agricoltura del comune come lo può contattare? A parte che abbiamo gli indirizzi, ma io voglio essere chiaro, l'ho fatto stamattina anche un'intervista radiofonica, il modulo è piuttosto semplice. Naturalmente l'invito è rivolto alle imprese che attraverso una PEC devono mandare comunicazione all'ufficio agricoltura provinciale e per conoscenza a noi, al Comune di Grottaglie, e noi sicuramente vigileremo affinché l'ufficio faccia i controlli del caso e tuteli le imprese e i lavoratori delle imprese. Ecco, questo diventa importante perché appunto oggi stiamo vivendo tutta una serie di difficoltà. Sì, non ci voleva questa... Ci voleva perché il tempo stava andando a procedere, le previsioni erano comunque positive, questo cambiamento così repentino sta creando problemi e quindi abbiamo fatto comunicazione all'ufficio di agricoltura dello stato di calamità che potrebbe comunque esserci. Speriamo che comunque la cosa si risolva a breve e torni presto la primavera a questo punto. No, spero che più che altro, questo sicuramente, ma spero che i danni possano comunque essere limitati. Questo è un augurio, vedendo le foto, sentendo qualche agricoltore, la situazione non sembra proprio così felice, però naturalmente attendiamo che le valutazioni siano fatte con più attenzione. Va benissimo. Assessore, la ringrazio, rinnoviamo a tutti gli operatori agricoli sempre l'invito di muoversi con cautela e attenzione per quelle che sono le disposizioni contro la diffusione del coronavirus. Buon lavoro devo dire una cosa, un consiglio, una richiesta, naturalmente fatelo anche voi, di contattare i centri di assistenza agricola, quindi le varie associazioni di categoria e i vostri commercialisti, consulenti che vi seguono, in modo che vi possano aiutare sia nella compilazione piuttosto semplice, ma soprattutto nell'invio, perché spesso e volentieri gli imprenditori agricoli si affidano ai commercialisti, quindi loro devono curare i commercialisti del problema che c'è stato, quindi la particella, la situazione, e poi deve esserci comunque l'invio, perché senza questo invio l'ufficio agricoltura non si può creare provinciale, non si può muovere, quindi un invito a seguire quello che è stato scritto comunque sulla pagina, ma è piuttosto semplice. Perfetto, anche perché abbiamo detto l'invio deve essere fatto con una PEC, magari non tutti dispongono di questo strumento telematico, sì, insomma. No, le imprese ce l'hanno sicuramente, ma spesso è nella disponibilità del consulente, del commercialista, di chi segue le imprese agricole. Quindi bisogna comunicare al commercialista, la particella, mia faccio un esempio, particella X, da questo problema qua. Quindi si fa comunicazione all'ufficio provinciale dell'agricoltura e per conoscenza all'ufficio agricoltura del Comune di Grottaglie, che naturalmente vigilerà su quanto l'ufficio provinciale sta facendo. Bene, assessore, la ringrazio, le auguro ancora buon lavoro e speriamo di risentirci presto con notizie migliori. Speriamo, la saluto. Grazie mille.